ragazzi, finalmente sono riuscito a montare un po' di spezzoni catturati nel nido che avevo costruito nel video 34, montando una telecamera Xiaomi al suo interno. Sono tutti spezzoni da 6 secondi perché purtroppo appena l'abbiamo montata le cince l'hanno subito occupata e quindi non abbiamo più potuto aprirla per montare una scheda di memoria SD. Tutto è iniziato con una femmina che entra e depone un uovo senza il nido pronto. Da lì hanno iniziato a portare muschio e licheni fino a riempire per più o meno metà altezza la scatola. Questa fase è durata all'incirca 4-5 giorni, poi la femmina ha iniziato a deporre le altre uova per un totale di 8. Una volta deposte le uova ha iniziato a covarle e il maschio le portava al cibo. Di notte dormiva su una pianta di fronte e al mattino ricominciava con i giri. Le 8 uova sono state deposte il 24 aprile e la schiusa è iniziata il 3 maggio, dove subito sono schiusi 5 e poi gli altri 3, per un totale di 8 piccoli. Il 13 maggio erano tutti vivi e continuavano i giri di rifornimento da parte dei genitori. Di notte la madre stava a tenerli al caldo, mentre il padre era sempre sul ramo dell'albero di fronte. A questo punto, non so se per il caldo o per cos'altro, il 18 maggio erano solo più in 5, probabilmente i più piccoli sono morti. Anche questa fase è stata molto interessante perché la femmina, senza mai smettere, ha sepolto sotto il muschio e sotto i licheni i corpicini dei poveri pulcini che erano mancati. Il maschio continuava ad alimentare gli altri. Il 19 maggio hanno iniziato a sbattere le ali e nel giro di 2 giorni sono tutti volati fuori dal nido. L'ultimo è partito il 20 maggio. I genitori hanno continuato a nutrire i pulcini per qualche giorno nei dintorni della casa, poi non li abbiamo più visti. Subito dopo, nel nido, si è ricominciato a costruire con nuovi viaggi, carichi di muschi, licheni, peli e altro materiale. Non abbiamo capito se fossero le stesse cince o un'altra coppia. La storia è ricominciata con altre 7 uova. Causa il caldo anomalo di quest'anno, questa volta sono riusciti a prendere il volo solo 3 pulcini. Anche in questo caso è stato interessante vedere come la femmina abbia fatto sprofondare i corpi sotto i muschi e i licheni, che quindi non hanno solamente la funzione di rendere comodo e coibentato il nido. Ecco quindi svelato il mistero del perché venga portato così tanto materiale per un nido che in fin dei conti sarà 7-8 cm di diametro. La natura ci stupisce sempre e c'è sempre da imparare.